Sono per lo più giovani, ma c'è anche chi prende il treno per raggiungere il posto di lavoro. Lo fa da sempre e lo riprende oggi, due giorni dopo il disastro ferroviario che ha riguardato il tratto Andria-Corato. Si ritorna alla vita di tutti i giorni, qualcuno in attesa del treno si ferma a guardare i fiori lasciati in stazione. I pendolari che questa mattina abbiamo incontrato non nascondono la paura. C'è chi quel martedì 12 luglio ha preso il treno un'ora prima del terribile incidente, chi è arrivato in ritardo e l'ha fortunatamente perso. Quello che è accaduto ci ha scosso tantissimo e ritorniamo a viaggiare con uno spirito diverso, dicono. Tu viaggi spesso con i treni della ferrotranviaria? Sì, ogni giorno. Dove vai? La tratta è quella di Corato-Barletta, Barletta-Corato, per motivi di lavoro, insomma. Il giorno in cui è successo, insomma, quello che la tragedia, il disastro, tu hai preso il treno? Io avrei dovuto proprio prendere quel treno quella mattina, ma a causa di alcuni impegni di lavoro ho rimandato in pratica questa cosa. E in pratica io ogni giorno di solito è quella la fascia oraria in cui prendo il treno. Dopo quello che è accaduto, con che spirito ora si viaggia? Non lo so, cioè di sicuro, cioè il pensiero va subito lì. Poi non so se col tempo magari si affievolisce questa cosa. Tu prendi sempre questo treno? Generalmente sì, capita che per lavoro di utilizzare i mezzi piuttosto che la macchina. E io ho preso il giorno dell'incidente, ho preso il treno delle 11:17 da Ruvo e sinceramente durante il tragitto non mi sono resa conto di quello che in realtà poi è successo, perché comunque ci hanno comunicato solo all'arrivo a Corato che un pullman ci avrebbe accompagnato ad Andria. Poi tornando qui ho visto l'immagine. Quindi poi ho realizzato tutto quello che era accaduto. Dopo l'incidente qual è lo spirito? Con che spirito si prendono questi treni? Pur volendo fare la coraggiosa stamattina non ti nascondo che un po' di suggestione c'è, però alla fine non ci si può, insomma, lasciarsi prendere dallo sconforto, e comunque in un modo o nell'altro bisogna vivere e superare le paure. Intanto stamattina a Barletta ci porta un autobus, non di certo un treno.